Ok, la discussione è partita. Buongiorno, io sono l'architetto Giancarlo Gatta di Forlì, faccio parte del gruppo Arredamento Contemporaneo tra professionisti che abbiamo vinto il bando pubblico della progettazione e rifunzionalizzazione della Casa del Fascio di Bergamo. Quando abbiamo preso a mano il progetto abbiamo scoperto che era molto scarso di informazioni, di indagini, cioè c'era la parte tutta riguardante l'indagine sulla sismica che non era stata fatta, quindi in un edificio così complesso bisognerebbe molto chiare, anche perché i solai sono non tutti uniformi, sono particolari, quindi abbiamo dovuto caratterizzare tutto, non ultimo capire come lo stato di salute anche della torre, perché sono 40 metri, su c'è una campana molto importante che pesa 2 tonnellate, quindi è tenuta al suo punto con una sorta di cestello in cemento armato, però il cemento armato si sa col tempo perde la sua caratteristica, buona parte delle sue caratteristiche di resistenza, quindi bisognerà intervenire in maniera abbastanza pesante. Ma può parlarmi anche della storia di queste, delle origini, il progettista che mi dissero che era un certo Puzzi? Ma la Casa del Fascio nasce per Dazio, come tantissime migliaia di Case del Fascio, soprattutto dopo il Ex Novo, realizzato Ex Novo, soprattutto dopo il plebiscito del 34. Dopo quelle elezioni che videro un consenso oggettivamente, questi sono i dati pubblicati dal sito del Ministero, quindi oltre il 99,9% di consensi, da lì fu un'impennata proprio nella realizzazione di Case del Fascio Ex Novo, perché anche qui quegli altri che ci sono in giro per Forlì sono tutti dal periodo del 34 in poi, perché nei primi anni il fascismo cercava di occupare le piazze, quindi Forlì il palazzo esistente sostanzialmente, il palazzo Ex Novo cominciarono dopo appunto il 34, e appunto guarda caso la posa della prima pietra della Casa del Fascio di Predappio era esattamente nel 1934. Il progettista era un straordinario ingegnere, secondo me poco indagato, che ha costruito delle cose egregie anche dal punto di vista tecnico, perché veniva dalla scuola di ingegneria di Bologna, insomma una scuola che ha avuto dei professionisti di altissimo valore, soprattutto di competenza tecnica. C'era nella lista anche il Cesare Bazzani, che aveva progettato anche lui la Casa del Fascio, si sa che ci sono almeno 4 progetti. Di uno si attraccia l'archivio di Stato, ma non c'è le perimetrie, qualcosa fece probabilmente anche Florestano di Fausto, perché nella sua perimetria del 26, diciamo, era già, non quella del 26, ma in quelle successive, quando disegnò quel quartiere lì dell'abitativo, disegnò appunto nell'angolo la Casa del Fascio, poi non sappiamo se lo sviluppo, ma quindi Bazzani, Fuzzi, Florestano di Fausto e altri due, credo Cervesi e altri due ingegneri che ne hanno costruite tanto. Quindi posa della prima pietra il 15 agosto del 1934, credo sia l'unico edificio di Predappio dove vuole essere presente Mussolini in persona. Gli altri normalmente si cercerà Donna Rachele, ma anche perché questo fu interamente finanziato dal PNF, quindi a parte come dire, anche dei lasci, insomma, delle donazioni di privati, sostanzialmente fu il partito che comprò il terreno e lo edificò, probabilmente per questo che fu inaugurato da Mussolini in persona. C'era foto in questa foto della prima pietra. E fu completato nel 1937, perché cambiarono idea in corso d'opera sia dal punto di vista economico, perché stava cominciando a costare molto, il primo progetto di Fuzzi era completamente, vedeva l'edificio completamente rivestito in marmo, però per Mussolini doveva costare 1 milione, e quindi anche il sistema di oscuramento che era inizialmente pensato a tapparelle poi fu sostituito dai tendaggi, come era Ciro Santarelli, cioè si usava il tendaggio. Ecco, per cui alcune scelte sono state fatte in corso d'opera. Poi nel 1935, con l'intercessione proprio di Donna Rachele, ci fu una variante al progetto iniziale, perché fu trasferita in un'ala, nel piano rialzato, diciamo, lato Forlì, entrando in via principale a destra, venne sede dell'Opera Nazionale del Dopolavoro.
e quindi c'erano le bar, stanze di sala gioco, biliardo, ed era, potremmo dire, un edificio polivalente, perché appunto al piano interrato c'era l'abitazione del custode, la più alta, poi c'erano il cosiddetto albergo diurno, che poi l'albergo diurno era sostanzialmente una batteria di bagni, comprese di docce, proprio destinati ai cosiddetti pellegrini, e quindi c'era una parte legata ai maschi, una parte per le femmine, e poi appunto ancora sotto, nella parte messa lato Forlì, c'erano gli uffici della milizia nazionale, la milizia, i sindacati, la centrale termica, la centrale caldaia, e proprio nella parte absidale c'era l'ufficio propaganda. Poi invece al piano primo lato Forlì c'era un sorto di foyer, poi questo immenso salone dove appunto polivalente, per cui c'erano comizi, c'erano celebrazioni, ma anche solo feste dell'ultimo dell'anno. Mentre nell'altro lato, sul piano primo, quella più alta, c'erano gli uffici dell'Opera Nazionale Balilla e del PNF, quindi c'era una salita d'attesa e c'erano dei partiti. La terrazza era calpestabile, quindi si raggiunge con la scarica all'interno della torre, e appunto dalla torre si raggiunge la cima della campanaria, e in particolare quell'edificio è che di solito, non so, le torri Vittoria erano più simmetriche, invece si narra che appunto il fatto che fosse decentrata fosse proprio per lasciare spazio alla visione della piazza interamente. È chiaro che c'è la torre campanaria della casa del fascio, che fa un po' da controllare il campanile della chiesa, c'è il lato laico e il lato più sacro, e fu usata poco sostanzialmente, perché fu inaugurata nel 37 e poi dopo appunto con il periodo del fascismo nel 43 fu sostanzialmente requisita. Quindi poi la particolarità è che, nonostante il dopoguerra sia stato utilizzato in buona parte dall'arte, da un tacchificio, un salottificio, insomma, e poi al piano terra c'era l'ex ufficio propaganda fino agli anni 90, rimasto attivo un circolo che era prima dei comunisti socialisti, poi quando si divisero rimase il circolo dei socialisti, poi con Mani Pulite caduti un po' incollati partiti storici, di fatto rimase un circolo un circolo, e poi appunto chiuso anche il circolo. La particolarità è che ha un livello di originalità altissimo, cioè perché appunto chi lo occupò non fece grandi lavori, cioè non demolì pareti, per cui penso nel 2012, ma questo solo lo verifico, c'è stato proprio un decreto del Ministero che era indicato come edificio di valore storico, quindi come si voleva dire al tempo vincolato, però è un bene storico di valore nazionale, quindi è soggetto a tutti i controlli della sovrintendenza. Appunto noi abbiamo preso a mano il progetto, al di là di tutte le procedure amministrative, abbiamo fatto tutta una serie di indagini, dall'indagine per verificare se ci fossero o meno dei decori, per cui la stratigrafia, ma sapevamo che non c'erano tracce che ve ne fosse, perché sostanzialmente le case del fascio non dovevano essere edifici ricchi, erano edifici per il popolo, quindi la ricchezza, se vuole, nei marmi che ce ne sono al piano prima e nell'ingresso, per il resto è un edificio molto semplice, ma tutte le case del fascio, cioè più l'architettura in sé che può essere considerata ricca e preziosa piuttosto che le finiture interne, quindi sono molto pareti libere, pareti lisce, è un edificio assolutamente razionalista, perché tutta la caratteristica degli edifici razionalisti era sorta di ripetere dei moduli semplici per creare un'architettura, quindi finestre ampie, grandissima luce, perché il salone è completamente illuminato, ma sia dal punto di vista appunto del godimento, ma anche per una ragione igienica, sanitaria, cioè il cambio d'aria. Il sole è il mio sanificatore, quindi più ne entra, quindi è un edificio salubre, e ripeto, confrontandomi con la limetria fu catastata nel 39, andandolo a visitare è sostanzialmente identico, quindi è rimasto gli uffici, è rimasto tanti elementi originali.
e quindi è anche insomma, abbastanza complesso, perché ci sono i cancelli, cancelletti, ferro, e quindi ho un po' capito adesso come abbiamo sviluppato il progetto, l'abbiamo presentato, sono più di 240 documenti, perché l'abbiamo dovuto fare complessivo, anche perché appunto nel bando c'era previsto di fare solo metà edificio, ma sismicamente non si può fare, va fatto un unico progetto, perché la sismica o un edificio è costruito da più unità sismiche, cioè da pezzi aggiunti in maniera tale si possono, ma questo no, è un edificio unico, quindi va fatto un progetto. Abbiamo presentato quindi già il parere richiesto per la sovrintendenza e anche all'ex segno civile, quindi aspettiamo le risposte. Si farà il bando, si procederà. Quindi attualmente lo stabile è fermo per motivi burocratici, ma in futuro che cosa si prevede che diventerà? È molto grande, rispetto a pre-tappi fa delle dimensioni importantissime, quindi dico, ancora definito nei dettagli non si è, però si pensava di vedere anche nel bando, ad esempio dove c'è il bar e il ristorante, di riattivare bar e ristorante, che con le nuove normative richiede anche degli spazi di servizio, spazi per il cuoco, la cucina, i bagni, insomma, quindi buona parte dell'interrato era rialzato l'altro da più alto, si ripartirebbe. Al piano terra, diciamo, sull'interrato lato Forlissi, si vorrebbe trasferire dal comune l'ufficio turistico, dove era l'ex ufficio propaganda, perché è abbastanza centrale, come anche la domenica. Adesso è sulla Palazzo Varano, magari chi viene da Torino non è detto che lo trovi subito, insomma, perché insomma, cioè, lì sembra molto comodo, con un bookshop ad esempio non c'è una libreria, ci sono tanti libri stampati sull'audio, no? Tanti noi, ma ce ne sono, per cui fare anche un bookshop, fare anche dei percorsi guidati. Poi la sovrintendenza ci ha chiesto di fare, di dedicare un atto, non formalmente, però insomma l'ipotesi sarebbe quella anche di creare una sorta di museo di se stessa, perché ci sono tantissimi documenti storici che abbiamo dall'archivio centrale dello Stato, tanti fatti successivi, smonteremo delle cose che non potremo rimontare, quindi dovremo appunto lasciare in questo museo che parte sia dalla parte storica che del restauro, come verrà eseguito, sono insomma è un lavoro molto particolare, la sovrintendenza ci sta seguendo in maniera particolare perché non ci sono tantissimi precedenti su edifici di questo tipo, cioè c'è l'opera nazionale Bagnolina di Forlì, insomma ci sono stati interventi così, come saranno, abbastanza corposi. Il salone, appunto, che era il salone, volevamo farlo diventare uno spazio espositivo per esposizioni temporanee, piuttosto che la casa natale, che è scomoda anche per il discorso handicap, perché appunto se, per quanto sia è molto ampio, è molto fruibile, molto comodo. E appunto adesso quelli che erano i vecchi uffici ci stiamo ragionando. È una piccola parte, c'era questa ipotesi di fare un centro studi sul Novecento, però insomma digitale, molto in digitale, insomma però vuol capito qual è il target a cui si rivolge. L'importante è tramandare la storia, tramandare la sapienza di allora alla sapienza di domani, così si farà un confronto. Sì, no, l'edificio, cioè, la terrazza è mobilissima, cioè, sono tutti spazi che anche solo così per fare degli eventi, cioè, si presta benissimo, cioè, quindi dal punto di vista culturale offrirebbe degli spazi ampiamente fruibili, quindi vedo che c'è, insomma, sono sempre stati attivi, adesso sono tanto attivi, quindi presentazioni di volumi, insomma, ma anche convegni, adesso abbiamo fatto la mostra di Luigi Alessandro Benito fino al 1910, ecco, sarebbe più comodo fare in quei saloni, magari ci sono dei convegni, a 50 metri c'è il teatro, insomma. C'è un ampio parcheggio, insomma, ha degli oggettivi di comodità per farlo diventare un punto così, un luogo della cultura. E questo in che tempi si prevede che si può fare? Ma l'ipotesi di un cantiere entro l'anno. Cioè, i lavori inizieranno entro l'anno? Ah, se noi domande le abbiamo fatte, se non ci sono intoppi. Noi abbiamo già fatto il capitolato, abbiamo già preparato la gara e
mancata, insomma, potrebbe, oppure primi del 2022, insomma. Scusi se mi sono permesso, ma conoscendo le burocrazie dell'Italia pensavo fosse una cosa da qui a 10 anni, ma già l'abbiamo fatto. Quindi la sovrintendenza ha 120 giorni di tempo per rispondere, noi ci siamo sentiti perché ci conosciamo, quindi so che è già stato preso a mano. E quindi noi abbiamo consegnato, adesso non mi ricordo, un mese e mezzo fa, quindi siamo già a metà percorso, quindi potrebbe arrivare entro agosto, qualcosa, adesso avevamo già abbastanza, ci eravamo già confrontati prima di presentare il progetto, cioè qualche sorpresa, insomma, integreremo anche. Spaventa, anzi probabilmente un progetto così complesso di qualcosa che vanno tutto completamente bene, ripeto, perché noi abbiamo presentato il progetto complessivo di tutto e non solo di una parte. Il genio civile ha 60 giorni per rispondere, quindi anche lì l'abbiamo presentato un po' di tempo fa, quando, ripeto, anche lì Codà si chiede l'integrazione, però i tempi sono che a settembre dovrebbero avere l'autorizzazione di tutto, poi sono progetti che vengono deliberati in giunta, quindi dal punto di vista amministrativo sì, sarà il bando di gara, la gara, l'affidamento dei lavori, cioè, questa notizia mi ha reso euforico, perché mi sembra, ovviamente come cittadino, diciamo ex cittadino di Prelappio, sentire che il paese non muore ma vive, si allarga, mi fa solo stare bene, mi rende felice. La ringrazio per questa bellissima informazione, specialmente per i brevi tempi che si preavvisano, smontando la mia teoria della burocrazia italiana lunga 10-20 anni. No, adesso qui, ripeto, cioè, le domande sono state fatte correttamente, noi abbiamo purtroppo anche, non dico perso, però ho dovuto fare tutta una serie di cose che essendo state fatte prima vanno fatte. Sono propedeutiche ai progetti di restauro, quindi è chiaro che col Covid è stato tutto più rallentato, quindi perché andavano su che le mascherine, insomma, non dovevano, stavano in pochi, non c'erano assembramenti, qui questo ha fatto sì che anche i sondaggi che magari si fanno in una mesata, quindi non risparmia, insomma, perché c'erano appunto quei blocchi, noi potevamo girare, però non è stato certo comodo anche pianificare, cercare di stare lontani, cioè stare lontani dentro casa di faccia è facile. Perché no, di 3.000 metri quadrati, se si sta uno per piano non ci si vede neanche. Però sì, quello chiaro che, però ripeto, noi dopo abbiamo fatto, cioè, essendo anche cambiato il progetto rispetto al bando di gara, abbiamo dovuto anche delle delibere, cioè, è stato condiviso dall'amministrazione, quindi non è un progetto facilissimo, ecco. Però adesso non riesco a dire i tempi di un appalto pubblico, ma non stiamo parlando di forte vigenza. No, io adesso fra un po' ripartirò, tornerò da mia moglie, ma però io, bene o male, l'informazione dell'Italia cercherò sempre di tenere informato, ho delle amicizie di Prelappio che di tanto in tanto mi danno informazione e questo mi fa sentire più vicino, nonostante che io non vivo in Italia, ma sono fiero di essere italiano, sono orgoglioso di essere italiano, ma mi vergogno di alcune situazioni italiane. Penso che quel mio sentimento sia reciproco per il 90% degli italiani. E io rimango sempre in ascolto di queste notizie che succederanno a Prelappio e magari domani quando ritornerò mi piacerà vedere il palazzo restaurato, messo a nuovo con il con l'architetto Valle, con anche il gruppo, ma anche con l'amministrazione, pensavamo poi di fare un restauro partecipato, cioè anche durante i lavori sarà possibile visitare, per seguire magari come le visite guidate, in sicurezza, come... però sì, cioè adesso può essere interessante far partecipare anche al restauro per capirlo da dentro, vedere un attimo. Perché io ho notato che quella che era la mia passione, diciamo, di cercare di raccogliere informazioni di Prelappio, più le persone conoscono il suo paese e più si affezionano. E questa è una cosa che ho imparato in primis io, ma poi parlando anche con altre persone che mi danno alcune informazioni e io contraccambio con altre informazioni che sono vicine al suo discorso, sembra che metti insieme un puzzle.
e quando il puzzle è completo tutti quanti hanno una storia del proprio paese e così si impara a rispettarlo. Ma questo non penso che si valga solo per Predappio, io penso che valga per tutta l'Italia. No, ogni città dovrebbe avere un museo di se stesso. Esattamente. Perché si sono un po' riconosciuti, tante storie, ma tutte le città, perché sono tanti dettagli, poi c'è una sorta di... A volte si prendono molto per buoni dei giudizi dati magari 20 anni fa, che andrebbero forse un po' rivisti, su alcune cose, ma un po' per questo anche urbanistico, architettonico, adesso ci sono stati degli approfondimenti, ma per me la ricerca ci varrebbe la pena. Io una volta sono andato dentro il Palazzo del Fascio, al primo piano ho trovato quello che è il famoso pennone della bandiera. Quello lì rimarrà smontato e si penserà di rimontarlo. Ah, noi pensavamo di posizionarlo in una sorta di torretta così rivisitata dove c'è il parcheggio, perché rimontarlo è impensabile, perché è stato tagliato con colossi taglio, è una struttura molto particolare, è infilata dentro il muro, insomma è impossibile saldare, è facile rimontarlo così, e andava capito fatto, non andava staccato. Non so perché l'hanno tolto tutto, però sì, sono anche le metodi, magari nel parcheggio, perché questo è originale, cioè c'era. Però ripeto, dovresti magari fare qualcosa in carbonio, qualcosa di più leggero, se si vuole, adesso però queste sono valutazioni, sono più dettagli che non parti sostanziali, insomma, perché immagino poi che alcune cose verranno anche così. Condivise forse l'intendenza in corso d'opera. Adesso li smontarlo non pensando però, purtroppo. Ma non ho tolto mica tanto tempo fa. Cos'è stato il sindaco, se non erro, prendiamolo con le pizze, il sindaco Levi ai suoi tempi che... Sì, c'è un problema forse di pericolosità, chi si assume la responsabilità, allora chiamare un pompieri, in 448 lo smontarono, quindi perché non si capiva. Un assessore fece questo quesito di chi è responsabile, scade il pennone e demanda per non avere responsabilità di una cosa che era abbandonata a se stessa, allora, però non me lì, l'ho salvato. sì, ci sono un po' di pezzi che non hai capito come fare, anche la torre campanata, campana, se ti vado a lasciare da su, sono alcune cose vanno un po' verificate. Beh, io non le voglio portare via più tempo, la ringrazio per la cortese attenzione che mi ha dato dandomi informazioni su quanto riguarda il Palazzo del Fascio di Predappio e le auguro di nuovo buon lavoro. Grazie.